Sono Saro Capozzoli, fondatore di Gesa Capital e Gesa Investment, una società che è presente in Cina da oltre 20 anni e che ha supportato diverse centinaia di aziende nel stabilirsi e svilupparsi in Cina. Mi occupo di strategie, di pianificazione finanziaria e anche di sviluppo di mercato con i nostri clienti. Abbiamo assistito aziende non solo italiane, aziende, principalmente aziende tedesche in Nord Europa. Infatti noi abbiamo il nostro quartier generale in Europa e Helsinki. 20 anni fa c'era meno sensibilità verso la Cina, e quindi io ero già qui presente già dal 90 e quindi ho avuto questa opportunità di assistere queste aziende. E nello stesso tempo i cinesi in questo momento stanno adesso valutando di espandersi e di entrare in nuovi mercati. Hanno diciamo, un interesse nei settori tecnologici. Diciamo che in Europa vengono investiti dai 20 ai 30 miliardi l'anno da parte cinese. Se ne parla poco perché sono anche molto discreti. Loro cercano di poter portare del valore alla Cina, portando qui delle expertise, prodotti, ed è un'opportunità per le aziende italiane che volessero entrare in questo mercato più velocemente. Ovviamente non solo con acquisizioni, ma anche facendo le joint ventures qui in Cina, perché è un'opportunità per poter espandersi insieme, i cinesi in Europa e noi in Cina, dove c'è un mercato di cui parlerò. Include circa 250 milioni di persone che hanno un reddito pro capite superiore ai 30 mila dollari. È un mercato però molto ricco, ristretto, che però è superiore quasi al mercato della classe media americana.